Qua è descritta la grande profezia cristiana del libro dell'Apocalisse, così come veniva compreso e predicato dalla Chiesa dal 1450 al 1500. I toni della predicazione della Chiesa all'epoca erano fortemente apocalittici. Si diceva imminente la fine del mondo, era urgente prepararsi. E l'arte sacra a pieno titolo faceva parte della predicazione della Chiesa. Questa è tutta predicazione della Chiesa del 1500, dipinta da Luca Signorelli. Biondo, vestito di nero, si è autoritratto all'inizio di questo straordinario viaggio. Appaiono in due perché il Signorelli farà nell'arte quello che Dante ha fatto nella letteratura, un viaggio nella vita ultraterrena. Tutto inizia da questa scena. Siamo sulla pianura di Armageddon, 200-300 chilometri da Gerusalemme, Medio Oriente. Dice la scrittura che alla fine dei tempi il grande scontro tra bene e male che sempre ha accompagnato la storia degli uomini giungerà a un culmine, per questo scenderà in campo lui, l'anticristo. Eccolo su quel piedistallo di marmo, arringa una folla, personaggio ambiguo perché ha le fattezze di Gesù. Sembra portare il bene, la verità, ma quegli occhi inquietanti e quel demonio che le si avvinghia addosso bisbigliando che cosa dire, ci fanno capire che in realtà è un personaggio demoniaco. Guardate come Satana insinua il braccio sotto il mantello dell'anticristo. La mano che esce, di chi è? Soluzione inquietante, perché rimane irrisolto. E l'inquietudine doveva rimanere negli occhi di chi osservava. L'anticristo sarà lo strumento di Satana. Di lui si avvarrà il demonio per diffondere il male sulla terra e ci riuscirà a rendere gli uomini violenti, corrotti, usando la seduzione dell'inganno. L'inganno di una predicazione che sembrerà la verità, invece è l'errore. Addirittura farà miracoli, là sullo sfondo guarisce un malato, ma dice la scrittura che saranno falsi. E si avvarrà di collaboratori perversi e subdoli. Sulla sinistra il personaggio con la barba nera sta comprando gli ascoltatori dell'anticristo. Dietro una donna conta quanto ha ricevuto, di fronte una prostituta, la si riconosce dall'abito porpora, tende la mano. Chi è quel personaggio? Mi dispiace dirlo, sappiate coglierlo nella mentalità dell'epoca, ma quel profilo è il profilo di un ebreo. Ebrei, musulmani favoriranno l'ascesa dell'anticristo, diceva all'epoca la Chiesa. Il bene tuttavia resisterà. Ecco quel drappello di religiosi di spalle al falso messia. Domenicani, francescani, c'è anche un camaldolese. Loro non ascoltano ma scrutano le scritture, e da quelle viene il discernimento per distinguere i tempi e attendere una salvezza imminente da parte di Dio. Per questo viene indicato il cielo. È una chiesa militante, eroica, virtuosa, che tuttavia pagherà con il martirio la fedeltà alla verità. Ecco il senso di quelle scene cruette sulla sinistra. Il vero volto di un'opera dell'anticristo che dice: se non ti pieghi, ti uccido. Bene e male, così, uno a fianco all'altro, vengono come convogliati lungo una linea spirale intorno a un centro vuoto che delimita uno spazio interno, quasi teatro, scena di eventi che stanno accadendo in cielo. All'improvviso, in alto, l'arcangelo Michele appare. È la forza, l'energia di Dio. Michelangelo, l'anticristo, si contenderanno in un duello cosmico. Dio vincerà e l'anticristo verrà precipitato a testa in giù sui suoi stessi seguaci, che verranno tutti distrutti da una pioggia di fuoco. Sarà la fine del male. Solo così potrà sorgere intero il bene, la verità. Ma prima dovrà passare la scena di questo mondo e noi dobbiamo spostarci spalle all'altare, perché assisteremo alla fine del mondo. Quando un artista lavorava un'opera del genere non era mai da solo. C'era sempre un'equipe di consulenti, teologi, filosofi, letterati. Loro stendevano il piano dell'opera. E chi c'è dietro al Signorelli? Ci sono state le più grandi menti del nostro Rinascimento. Landino, Marsilio Ficino, Leon Battista Alberti, gli amici dell'Accademia Medicea. Lui stesso li contattò prima di accettare questo incarico. E poi Niccolò Cusano, lavorava a Orvieto,
stava a Orvieto, viveva a Orvieto, e ancora teologi domenicani, grandi umanisti come l'Alberi, che fu arcidiacono della diocesi del Duomo di Orvieto, segretario del cardinal Piccolomini, che poi sarà papa. L'uomo dal turbante azzurro è il profeta Ezechiele, sta indicando i segni della fine dei tempi, e in un'atmosfera plumbea, grigia, ecco visualizzati i versetti del Vangelo di Matteo, alla lettera. L'umanità sarà segnata dalla violenza. Ecco il senso di quei personaggi che vengono risarcionati da cavallo, messi in ginocchio, derubati. Uno è spogliato, sembra un Cristo flagellato, simbolo di tutte le ingiustizie che patisce l'umanità. Ed ecco, incominceranno dei cataclismi cosmici, terremoti, le colonne che crollano, maremoti, le onde che sopravanzano, si vedono proprio delle caravelle sulla cresta di quelle montagne d'acqua. E poi i segni del cielo, quelli di cui parlano il profeta Isaia, il profeta Gioele: il sole si oscurerà, la luna diventerà rossa di sangue, le stelle cadranno. E tutto questo, recitano le scritture, preannuncerà una grande tribolazione. Là sulla sinistra, ed angeli dagli inferi con la pelle del colore della peste, ancora vivo era il ricordo del passaggio della peste a Orvieto, faranno precipitare sulla terra una pioggia di fuoco, e l'umanità dovrà uscire dai nascondigli e fuggire altrove. E allora guardate che tensione geometrica e psicologica: chi a cavallo sta fuggendo verso l'interno e chi di corsa si sta precipitando verso l'esterno. E in questa corsa, ammirate, c'è chi inciampa, cade, chi avanza dietro, calpesta chi è caduto, si accavalla, si sporge ancora in avanti. E noi abbiamo incredibilmente il senso di una folla che, piena di panico, in mezzo a un rumore assordante, si turano le orecchie. Stanno precipitando fuori dal muro in cerca di scampo. Grande efficacia comunicativa di quest'artista, che giocando coi punti di fuga, con la luce, riesce a far vincere a queste figure il limite della piattezza del muro e ci regala questa pittura invasiva con una abilità scenografica senza pari. E guardate com'è articolata questa folla. Giovani, con pantaloni aderenti, osè, era l'abbigliamento vietato dalla Chiesa, li indossavano gli immorali, i peccatori, e poi anziani, presumibilmente più saggi, e donne, e bambini innocenti. E tutto questo per dire che quando verrà la fine sarà per tutti, non ci sarà riguardo per nessuno. La storia qui finisce, ma la profezia continua. Dovrebbe esserci silenzio di tomba, e invece squilli di tromba. Come dice San Paolo, dopo tutte queste cose, al suono della tromba, poiché suonerà la tromba, i corpi risusciteranno incorruttibili e noi saremo gloriosi. Ecco che appare la penura del profeta Ezechiele al capitolo 37, una potente pagina della Bibbia. E non dalle bare, come si era soliti raffigurare nel Medioevo, ma dal suolo emergono, dal basso verso l'alto, giovani, forti, vigorosi, i corpi di una nuova umanità. Non ci sono anziani, non ci sono bambini, tutti hanno più o meno 30 anni, un'età perfetta, è l'età di Cristo. Ci sono gli scheletri, perché prima risorgeranno i martiri, i virtuosi, gli eletti, e poi dietro tutti gli altri, scheletri sulla destra, in atteggiamento penitente, attendono di essere ricostituiti nella carne. E c'è quel personaggio accanto agli scheletri, è l'unico brutto per la verità, ha la pelle, ma non ha i muscoli, si sta facendo. E poi c'è una grande novità culturale, rivoluzionaria: appaiono le ombre. Mettendo le ombre si sta anticipando la conclusione del Concilio Lateranense del 1511, dove la Chiesa afferma per la prima volta ufficialmente che l'uomo risorgerà individualmente ed integralmente, corpo e anima. Se c'è un corpo, ci sarà un'ombra. E allora quelle ombre attestano che anche i corpi parteciperanno alla vita ultraterrena. E questo è rivoluzionario, perché sì, è vero, la Chiesa l'aveva sempre creduto, ma in fondo in tutto il Medioevo il corpo è stato sempre considerato di ostacolo all'anima, solo fonte di peccato. Ora viene ufficialmente nobilitato. Il corpo assurge alla stessa dignità dell'anima. Ecco, l'uomo morirà,
ma non si perderà in un'indistinta anima cosmica, alla carne, manterrà la propria individualità. Pensate quanto questo è inciso sul concetto di uomo che dal Rinascimento in poi si verrà ad affermare in Occidente, diversamente dall'Oriente. L'importanza del singolo uomo, perché eterno. E cosa ha causato questo cambiamento culturale? Il Rinascimento e la splendida filosofia che lo ha pervaso, la filosofia neoplatonica di Plotino. Pensate quando diceva: il divino non è opposto all'umano, il divino si rivela attraverso l'umano, perché tutto da lui deriva e tutto a lui è chiamato a tornare. E dal 1450 in poi, con questo pensiero religioso classico, si sposerà perfettamente la teologia cristiana di Sant'Agostino. Dio ha assunto la carne, si è incarnato in Cristo, che per mezzo della carne ha redento l'uomo. E allora, ecco, corpi integri, una psiche integra, un'anima integra. Non ci sono conflitti, odi, separazioni, regna la fraternità e nell'animo alberga uno struggente desiderio di Dio, come si vede dai personaggi sullo sfondo che guardano verso l'alto. Ecco la bellezza del mondo nuovo che Dio stesso sarà a rifondare alla fine dei tempi, e il fiero personaggio con le gambe aperte, le mani sui fianchi, è la splendida icona di questo uomo nuovo, risorto dal passato, salvato da Dio e che si affaccia sull'eternità. E questo uomo sarà bello perché in lui c'è una presenza piena di Dio, fonte di ogni bellezza. Tutto questo è la culla di pensiero che permette al genio pittorico di Signorelli di immettere nella storia dell'arte lo scoop del millennio. Signori e signori, voi qui potete ammirare il primo grande ciclo pittorico di nudi integrali. Molte di queste mutande sono state messe dopo. Ed è stato uno sconvolgente impatto culturale in un'epoca, il 1500, in cui neanche i mariti vedevano mai le mogli nude. Si viene in chiesa, dove si celebra l'Eucaristia. E Signorelli, grazie a questo momento così felice, può esplodere nella passione tutta sua per l'anatomia. Un nudo che esplode non nell'arte pagana, ma nell'arte sacra, veicolato da una teologia cristiana, altrimenti tutto questo non sarebbe stato possibile. E farà corpi umani nudi, davanti, di dietro, di sbieco, solo, in compagnia, fermi, in movimento, collegandosi alla grande passione per lo studio dell'anatomia che aveva inaugurato Leonardo da Vinci, che venne qua, ammirò tutto questo e disse: Signorelli ha dipinto cose così orribili e così sublimi da sollevare l'animo all'estasi. E tutto questo affascinò anche Michelangelo. Venne a studiare 4 mesi prima di fare la Cappella Sistina a Roma. Un giudizio universale, quello di Michelangelo, che poi ha offuscato quello del Signorelli, ma sempre in ogni generazione c'è stato qualcuno che ha affermato che questo è avvenuto a torto e troppo in fretta.